Amici carissimi, l'incontro degli amici di San Rocco e devoti rappresenta, oltre che un momento di preghiera, anche l'occasione di ricordare quanto sia attuale nell'era contemporanea la testimonianza e l'esempio di un giovane viandante, San Rocco, che attraverso la via Romea ha raggiunto la pace interiore, la santità, l'umiltà, l'incontro con i malati e gli ultimi, le diversità e le difficoltà diventano per ognuno di noi e per ogni cristiano nella quotidianità aspetti insopprimibili per costruire la civiltà dell'amore. Rientrando così negli stili di vita per incarnare ancora oggi la parola del Vangelo, che dà luce ed illumina le nostre sofferenze e le nostre coscienze ottenebrate dalle cose del mondo. Amici cari, il 28 ottobre molti di voi, spinti dalla devozione verso San Rocco, si faranno pellegrini per raggiungere Roma, sede della nostra Associazione Europea degli Amici di San Rocco. Amici cari, il pellegrinaggio è una pratica che accompagna da sempre la storia della Chiesa, è una forma di preghiera e di conversione personale e comunitaria. Evoca il nostro cammino verso il cielo, è strumento di evangelizzazione e di impegno nella carità. Quella carità evangelica che a San Rocco ha saputo interpretare nel miglior modo possibile. Ce lo insegna proprio San Rocco, con la sua vita affascinante e straordinaria, direi, di pellegrino perfetto. Ciò che contraddistinse il suo pellegrinaggio, amici cari, è stato ed è stata l'umile carità che seminava lungo il suo passaggio per paesi e città. Hai il pane del cielo che ci fa vivere, che chiama a vivere.